Catone esprime le sue preoccupazioni in merito alle ambizioni di Cesare. Cesare valde periculosus est. Cesare è molto pericoloso qui a Paratus Est perché, afferma Catone, è pronto, Paratus Est, ad omnia facenda, è pronto a fare tutto, cioè a fare di tutto, a mettere in campo ogni strategia possibile pur di ottenere il consolato. Quotendit, dove è diretto letteralmente, cioè dove intende arrivare, qual è il suo obiettivo? Soffermiamoci sull'espressione Paratus Est ad omnia facenda. Facenda è il gerundivo di facio o facere, concordato con omnia, neutro, plurale, in accusativo dell'aggettivo omnis omne. Anche qui il gerundivo è usato con valore di attributo, riferito ad omnia, che è preceduto dalla preposizione ad. Ad più accusativo è, come sappiamo, una delle modalità con cui il latino esprime il complemento di fine. Dunque, ad omnia facenda significa per fare tutte le cose, a fare tutte le cose. Ma come siamo arrivati a questa traduzione? Semplice, effettuando alcuni passaggi. Primo passaggio, la traduzione letterale del sintagma, del costrutto. Ad omnia facenda è a tutte le cose da fare. Poi trasformiamo il gerundivo facenda in un infinito nella funzione svolta dal sostantivo, quindi ad più accusativo esprime il complemento di fine, per cui avremo a fare. Infine trasformiamo il complemento indiretto ad omnia in un complemento oggetto, tutte le cose, tutto. Dunque Cesare è pronto a fare tutte le cose, cioè Cesare è pronto a tutto. Catone avrebbe potuto dire la stessa cosa usando ad più gerundio seguito dal nome in accusativo? Avrebbe cioè potuto dire Paratus est ad omnia facendum? No. In questi casi, cioè con ad più accusativo con valore finale, si usa solo il gerundivo.